Marino Basso. Il campionato del mondo è, diciamo, è un po' una lotteria. A dire come va e come va impostato è un po' difficile adesso. Si vedrà quando siamo là in corsa e allora si deciderà il da farsi. La nazionale allora era composta da grandissimi atleti, Gimondi, Motta, Dancelli, Bitossi e via dicendo, più ce n'era. Quando si faceva la riunione allora, il commissario tecnico faceva presto a terminare, vi diceva, allora se fuori a Basso lo aspetta Dancelli, se fuori a Dancelli si aspetta Basso e così via, se fuori a Donni lo aspetta Bitossi e in quella determinata maniera lì. Come è terminata questa riunione, che era molto breve, molto veloce, quando si scendeva giù, Dancelli diceva, allacciate le cinture perché prima chi dà il via io sono già in fuga, cioè praticamente... Non c'era gioco di squadra, ognuno aveva i suoi interessi, le sue azioni da tenere a alto livello e così era, insomma. Ancora Bitossi, si volta, ma ecco che è Guimar che lancia lo sprint. Zigzag di Guimar, un finale veramente emozionantissimo. Nel finale di quel mondiale c'era Merz, sapete chi è, pertanto lui correva per vincere, figurati un po'. Poi c'era Bitossi, poi c'era Guimar, poi c'era l'arrivo su questa salita che c'era, che avevamo già fatta 20 volte, questa qua nel circuito, perché Gappa era molto molto duro, è stata una selezione, poi c'erano 40 gradi di caldo, è stata una giornata veramente che non finiva mai. Ecco che Bitossi cambia il rapporto, è ancora Bitossi in testa, è ormai vicino al traguardo, ma anche gli altri sono ormai vicini. Con Franco, diciamo, è un amico, la legge dello sport è questa, hai capito? La legge dello sport è lapidaria, per non so, per un niente si vince, per un niente si perde. La sua pedalata era leggermente diminuita, ecco che ora Bitossi forza i tempi, forse si volta, forse ha ritrovato la condizione necessaria per questo ultimo sprint, per resistere. Bitossi è ormai a soli 100 metri dal traguardo, Bitossi si volta ancora, forza Franco, ma ecco che anche Basso esce fuori, ecco Basso, ha vinto Basso, primo Basso, secondo Bitossi, poi Guimar, Merckx. E dall'ora del mondiale che c'erano, perché aveva dei valori molto molto alti, perché c'erano tutti i grandi campioni, da anche Till, da Merz, da Jani Janse, da De Vlemi, da più ce n'era più ne metteva, poi tutti gli italiani, Gimondi, Motta, Bitossi, Dancelli, non so quanti ce n'era ancora, tantissimi, dunque il livello era al massimo che poteva esserci, pertanto c'erano 50 corridori che potevano vincere il mondiale. La lotta era veramente col coltello fra i denti, perché appunto essendoci tutti questi grandi campioni, praticamente tutti avevano la possibilità di vincere. Abbiamo ecco Basso che non riesce a trattenere. Cosa succede, Marino? Dai, non piange. Uno sfogo, piange e anche commozione è collettiva, perché veramente siamo tutti commossi. Ma è vero, no? Fatemi respirare un po', perché questo arrivo era massacrante, tutti quanti non avevano fiducia di me, perché al turno non avevo vinto neanche una tappa, la sfortuna si aveva accanito su di me, diciamo, al Giro d'Italia tappa bloccavo, sono andato a casa, però
ero demoralizzato, così sono andato al Tour che non eri condizioni. Tutti dicevano che Basso era finito. Invece io ho dimostrato a tutti che non sono finito. La vita è breve ma è anche molto lunga e pertanto dico ai giovani di oggi e così, non bisogna mai arrendersi assolutamente, perché oggi magari ti casca il mondo addosso ma domani viene fuori il sole un altro giorno. Basso e Bitossi, ecco finalmente il sorriso sulle labbra dei due azzurri che hanno concluso in maniera trionfale questa giornata. È il sesto italiano che indossa la maglia iridata, ora è la volta di Marino Basso.